I moti di D'Annunzio sono una miniera infinita. Quando ho cominciato a studiarli avevo l'idea che fossero quelli che si vedevano nella casa, nel vittoriale, nel giardino, nel parco, nell'edificio del MAS, ma leggendo anche le sue opere ci siamo accorti, io e il coautore del libro che sta per uscire per Silvana Editoriale, che sono centinaia, sono molti di più, e soprattutto quello che ci ha, come dire, entusiasmato nella ricerca è l'esserci resi conto delle fonti da cui D'Annunzio li prelevava, che sono dei libri di impresa del 500 e del 600 che sono presenti nella sua biblioteca, nella prioria, con segni di consultazione, e questo è stato un po' la chiave che ha consentito anche la comprensione di molti di questi motti che altrimenti risultano francamente oscuri, soprattutto quelli scritti in latino, che sono la maggior parte, anche per chi conosce il latino, perché hanno appunto questi significati simbolici, emblematici, che sono stati assegnati loro in queste opere del 500, mancando le quali risulta quasi un enigma interpretarli, e risultano degli indovinelli. Questo credo che contribuisca a una comprensione sempre migliore dell'autore D'Annunzio, del poeta, dello scrittore, del conoscitore della cultura letteraria italiana, ma non solo, quella latina, quella greca, che gli però fa propria, di cui si impadronisce facendola diventare praticamente materia propria, come fosse un'opera originale, e quindi è un'ulteriore acquisizione per la conoscenza di questo poeta che credo dia ancora la possibilità di numerose scoperte interessanti anche per l'uomo d'oggi.